Allora, il campo base si trova a 4230 metri ed è distante circa un'ora dall'inizio del ghiacciaio vero e proprio, quello che si genera dal Nanga Parbat. Il campo base è ben organizzato, ho imparato con l'esperienza che soffrire e fare i duri e puri e stoici già il campo base non rende assolutamente. Conviene avere sempre un campo base comodo per riuscire a rigenerarsi, per riuscire anche a ricaricare psicologicamente la voglia di tornare sulla montagna e non di scappare. Ed è per questo che qui al campo base abbiamo di tutto, nel senso che abbiamo una tenda con un doppio telo che abbiamo sistemato all'interno di quattro muri perimetrali fatti a forma di rettangolo che avevo fatto costruire a ottobre e che sono sicuro che useranno tutte le spedizioni da oggi in poi, mi riferisco a quelle estive. Abbiamo un generatore di corrente, quindi abbiamo un piano energetico che ci permette di ricaricare tutti gli apparati elettronici, e per apparati elettronici intendo le walkie-talkie, i computer, le batterie delle macchine fotografiche, delle videocamere, delle pile ricaricabili e quant'altro. Abbiamo poi internet, è una sorta di investimento che ho fatto, non mi regala niente nessuno, mi sono comprato un modem satellitare ed un'antenna accessoria che riesce a portarmi la banda fino a 444 kilobits nominali, quindi una sorta di normalissima DSL da casa, e questo cambia parecchio, perché si è sempre in contatto, addirittura si possono fare comunicazioni in Skype come facciamo adesso, voi potete vedere me, io posso farlo con la famiglia. Per uno che fa questo di mestiere per più di 6 mesi l'anno è lontano, è comunque un sistema che ti permette di non sembrare sempre solo un miraggio per i tuoi cari. La linea DSL, quindi questa linea internet, non è a cavo, ho preso un modem che mi permette di irraggiarla con una wifi, quindi nell'arco di 30-40 metri intorno al campo, se uno ha un computer lo apre, non c'è nessuna password, si connette, quindi se uno dei polacchi avesse un iPhone lo accende alla rete e naviga e fa bene a farlo. Abbiamo anche un contratto flat, quindi non abbiamo un contratto a consumo dove ci mettiamo le mani nei capelli perché i costi sono altissimi, sono quasi fino a 8 dollari a megabyte. E invece un contratto flat illimitato prende una botta unica ogni mese, però perlomeno poi non ci pensi più, anche perché per noi è necessario per l'invio di filmati al mio sito internet, a quello della Gazzetta e a quello di The North Face, che è lo sponsor principale della spedizione. Simone, quanto disturba oppure non disturba la presenza di internet al campo base? La telefonata via Skype, per esempio, come quella che ti facciamo noi? Ma disturba solo ai puri e duri, quelli che vorrebbero che io fossi qui mezzo nudo, che i pantaloni alla zuava e un quadernetto e una matita. Ma invece che lamentarsi basta che cambino canale e il problema è risolto. È chiaro che io e tutta la mia generazione siamo figli dei nostri tempi. Oggi c'è internet, una volta c'era solo il telefono satellitare, prima ancora c'era solo delle radio, già nel 1954 Ardito Desio comunicava con l'Italia con una radio ovviamente a lunga frequenza, molto disturbata. Prima ancora c'era chi invece scriveva con il tappino e la penna, prima si partiva in nave da Genova per fare una spedizione, poi si partiva in aereo e si andava a Karachi, oggi si arriva fino a Skardu. È veramente un'evoluzione che è stupido fermare, anche perché vi garantisco che il freddo, i pericoli e le difficoltà non cambiano, non è che col telefono satellitare in mano non fa più meno 20, fa più 10, no. È chiaro che probabilmente, anzi sicuramente oggi, questa tecnologia aiuta, come dicevo prima, a essere anche psicologicamente più motivati, però è anche un lavoro in più. Cioè, quando ho visto apparire la tua telefonata, io potevo scherzare, rifiuta e continuavo a fare quello che facevo, però insomma è anche una scelta che faccio, è una scelta open di condividere queste esperienze con chi è interessato a farlo. Qui non si sta vendendo fuffa, è per quello che io facevo anche le foto del termometro e le immagini e le fotografie sulla montagna rendono l'idea. Anziché aspettare 2 mesi e venire a casa e raccontarvele dopo, per chi vuole vengono raccontati in diretta. A me non disturba. Se poi uno vuole andare in giro a cavallo e mangiare solo le fragole e l'erba e non prendere nulla di quello che è artefatto, meccanico, tecnologico, grazie a Dio siamo ancora nella libertà di poterlo fare. Se tu potessi, ti porteresti il wireless fino in cima?
Sì, se non mi condizionerebbe nelle difficoltà, e invece lo farebbe, perché portarlo su sulla vetta sarebbe un grosso problema con le batterie, alimentarlo, maneggiarlo, togliersi i guanti, allora diventerebbe troppo invasivo, non sarebbe più come una picozza, cioè un attrezzo necessario. Però sarà inevitabile che magari senza portarmi nulla al campo base, un giorno si potrà avere un segnale wifi direttamente che ti arriva anche in cima e magari si possano vedere anche le immagini. Io non so se questo lo auspico o meno, però sarà inevitabile. Prima si ascoltava la radio, poi si riunivano 10 famiglie e si guardava la televisione, un canale solo. Oggi siamo qui che ci parliamo in Skype. Io non sono uno che vuole fermare il progresso, anche perché, ripeto, anche fra 100 anni tentare il Nanga Parbat d'inverno con tutte le tecnologie che vuole farà un gran freddo, ci saranno anche grandi pericoli. Bene, riesci a girare la webcam, a farci vedere qualcosa delle tende? Certo, allora quelli che vedete adesso, non so se si vede, perché vedo l'immagine ferma del No, del non vediamo, vediamo, intravediamo qualcuno adesso? Ok, allora quello che intravedete adesso potrebbe essere, sì, anzi adesso è direzionato sul personale pakistano, quindi il cuoco e l'aiuto cuoco e una sorta di sirdar che ci ha curato i portatori. Adesso li vedo, eccoli lì con i loro fornelli. Qui dietro di me c'è Denis. Ciao Denis! In parte a me c'è Matteo Zang che sta facendo anche ciao Matteo! Una sorta di videoconferenza. Quindi all'interno della tenda non si sta male, ci saranno più 8, più 9, quindi ci sta bene, non voglio mica raccontarvi frottole. Però come si caccia il naso qui di fuori, a parte per andare a dormire, ma come domani mattina per andare sulla montagna, la musica cambia e cambia parecchio. Ok, allora domani partenza per il Granano Peak. Sì, partenza per campo 1, perché il Granano Peak è ancora 1200 metri più in alto. L'intenzione è di andare a campo 1, di non fermarci, prendere già il nostro deposito, riuscire a portare un po' più in alto, dormire e poi provare a tagliare questo ghiacciaio che è veramente un enigma, perché adesso è molto più rotto. Il global warming non sta solo alzando le temperature, non qui, ma sta rompendo parecchio anche tutti i ghiacciai, quindi è molto più pericoloso sembra la parte alta. E noi dobbiamo fare una diagonale per arrivare sotto la parete del Granalo Peak e vedere cosa si riesce a fare. Diciamo che il progetto di domani e dopo è andare su a 5.100, dormire magari già a 5.2, attraversare, magari andare ancora un po' più in alto e da lì capire la via che vogliamo salire, perché non è più un mistero che se possiamo preferiremmo evitare la via Kinsofer, che all'inizio era ghiaccio verde, adesso c'è questi 60 cm di neve appoggiati su del ghiaccio verde, quindi una base di scorrimento fantastica per le valanghe. Ci sono già rimasto 2 volte in Himalaya dentro una valanga, non vorrei rimanerci la terza perché non è che mi può andare sempre bene. E quindi anche con Denis, soprattutto anche lui, è d'accordo, abbiamo una mezza idea di vedere un po' un'altra possibilità, che avrà magari la fregatura di dover essere una via nuova, ma magari di creare una salita più sicura di quanto non lo sia adesso la Kinsofer. Senti, ma un'alternativa alla Kinsofer significa trovare una via nuova e quindi fare anche una prima in questo senso o pensate a qualcosa di già battuto? No, c'è qualcosa di già fatto a metà, stiamo curiosando con la via che Messner e Hans Peter Eisendle hanno fatto nel 2000 e sembra una via molto bella e molto logica, lunga, un po' come pare la via del Peak Lenin per chi l'ha fatto. Una via lunga, con la differenza di una montagna di 1100 metri più in alto e d'inverno. Vogliamo capire come si riesce ad innestarci su quella porzione, su quel grande plateau che hanno, in cui sono arrivati Messner e Hans-Peter Eisendle nel 2000, e in quel caso lì poi ci sarebbe attraversare la sella d'argento e innestarsi alla fine sulla via di Bull. Sarebbe una via nuova non perché vogliamo aggiungere difficoltà ad altro, ma assolutamente sarebbe eventualmente, perché stiamo parlando puramente di teorie, di una via parzialmente nuova solo per scappare da pericoli più minacciosi e più incombenti. L'unica cosa è che lo sviluppo è lungo, è eterno.
Ok, allora intanto in bocca al lupo per i prossimi 2 giorni, ci risentiamo tra 2 o 3 giorni più o meno. Va bene, ok, grazie. Ciao Simone, ciao.